Ciao belli e anche belle e benvenuti nell'angolo videogiochi e console. Oggi andiamo a vedere una console di casa Sony, una next gen. Ovviamente sto parlando della PlayStation 4. 4, 1, 2, 3, 4, sì, 4, 4, è giusto. Eccola qui, voi ancora non la potete vedere, è appesa nato nell'arte anche questa. Ed eccola qui in tutta la sua bellezza. In più abbiamo anche un bel gioco, Infamone Secondo Figlio, oppure Gran Figlio de... no vabbè, comunque Infamous Second Son. Non sapete quante volte ho dovuto dire Second Son, perché insieme a Infamous finiva con la S, quindi Infamous Second Son, tutto è S. E adesso andiamo ad unboxare il tutto, ma mi serve il taglierozzo, ho bisogno di qualcuno di voi. Ah, laggiù vedo i DNA del canale DNA. Bene, allora rompiamogli le balle. Pea! Ho bisogno del taglierozzo. Sì, chiedilo a Brusco, dai. Brusco, dimmi. A Dark serve il taglierozzo, urgente. Va bene, dopo devi riportarlo. Va bene, lo porto. Oh, grazie, sì. Ma stai tranquillo, Brusco. Ovviamente te lo riporto. Assolutamente sì. Salutiamo i DNA che mi hanno mandato questo bel video, anche se Brusco voleva il suo taglierozzo indietro, ma ormai è troppo tardi. Sto per aprire il taglierozzo, ma aspetto un secondo e vi faccio una piccolissima premessa, veramente di 10 secondi. Per tutte quelle persone che ora vogliono già scrivermi: oh, sei un petroliere svizzero, c'hai i soldi che ti escono dal buco del culo, tagli pezzi da 500 e poi vai a buttare dentro al camino. Scusate, no, volevo dire dentro il camino. Bene, ragazzi, non è così. Magari, ma purtroppo non è così. In qualsiasi caso vorrei ringraziare col cuore la mia ragazza Lilith che mi ha fatto questo bel regalozzo. Anzi, guardate così, chi non è ancora iscritto al suo canale vuole farsi un giro, anche lei, io e lei insomma abbiamo fatto dei video un fuori di testa, se volete dare un'occhiata metto un link lì o qui ma penso lì, sì lì. Iscrivetevi che ne vale veramente la pena, più che altro perché insomma è il mio amorino. Vabbè, comunque ti ringrazio amore che mi hai fatto questo bellissimo regalo e per questo ti sposerò. Non so se poi è una cosa bella o brutta, ma insomma. E ora partiamo senza indugio con Segugio. No, scusate, perché guardo ogni tanto le pubblicità poi ci sto male. Oissa! Bene, bene, cerchiamo di toglierla senza fare danni enormi. Possibilmente, così riusciamo. No, scherzavo, comincio a non capire come si fa. Houston, abbiamo un problema. Ah, bastava girarla dall'altra parte e usciva il primo colpo. Ottimo, direi. Ok, direi che questa scatola è inesorabilmente vuota, noiosa e puzza e la buttiamo. Oh, dovete far capire a queste maledette scatole chi comanda, sennò prenderanno il controllo del pianeta. Bene, vediamo subito che cosa abbiamo all'interno. Abbiamo un joypad e non avevo assolutamente dubbi. Un po' di libretti così tanto per gradire. Il cavo di alimentazione, un cavo USB, micro USB, un auricolare dei cinesi. L'hanno inserito anche qui. Sì, comunque un cavo HDMI. La PlayStation 4 e ovviamente il gioco. Partiamo subito con i libretti che andiamo a vedere, ma molto velocemente, anche perché ci saranno le solite minghiade. Abbiamo il francese che dice: Bienvenue dans l'univers PlayStation. Non è vero, che si dice così, io non lo so il francese, quindi per me potrebbe essere anche Bienvenue. Avete capito. Poi abbiamo il tedesken che è molto più duro, quindi è Willkommen in die Welt von PlayStation, ja, io fare buco di culo. Cose del genere. E poi abbiamo l'italiano, wow, benvenuto nel mondo PlayStation. Wow, welcome, non mi interessa e poi non ci passa più. Qui un altro po' di roba, abbiamo i foglietti di garanzia e la guida alla sicurezza che ci spiega di non lanciare la console magari dal primo o dal secondo piano in testa ai passanti perché non sarebbe bello. Partiamo subito col cavo di alimentazione, in pratica lo andiamo a liberare da questa fascetta per legarci i pomidoro. Bella. Dalle mie misurazioni molto precise viene fuori che questo cavo è lungo circa 1,40 m. Vabbè dai, 1,40 m va bene come cavo, di più forse non era necessario, di meno era non giusto, quindi va bene. Un cavo HDMI che andiamo ad aprire ora.
ed ecco il cavo HDMI che sta cercando di uccidermi. È lungo all'incirca 2 metri, va benissimo, speriamo che non abbia perdite, ma immagino di no alla fine. Sti cavi, ragazzi, ho una mia teoria sui cavi HDMI, ma non la dico perché molti poi storgerebbero il naso dicendo non è vero, il mio cavo costa 10 volte tanto e quindi è più figo e quindi non posso dire quello che voglio, però secondo me non ci sono grandi differenze, purtroppo io la vedo così, a meno che il cavo non sia più lungo di 2-3 metri, allora è diversa la questione. Dai, andiamo oltre, portiamo via questo cavo che voleva uccidermi, comunque. Il cavo USB, micro USB, questo cavo è lungo 1,50 m, è abbastanza spesso, insomma niente da dire. Ed ecco qui le auricolari. Andiamo a provare a tenerle in mano e vi dirò che sono veramente una cosa assurda. Non è che mi piace particolarmente, questo cavo è fine da far paura. Stessa considerazione comunque che avevo fatto per la Xbox One. Io capisco che i signori Sony vogliono che queste se ne vadano al più presto a fare nel e poi che si rompano in 1000 pezzi, così noi ne acquisteremo altre di più costose magari e più performanti sicuramente. Però un po' mi girano le balle che dovete farmi un cavo del genere, rendiamoci conto, non so se potete vederlo, ma è veramente un cavo che fa ridere. A sto punto non so quale preferivo tra le due, penso che sia Sony che Microsoft come cavi cuffie questa volta abbiano fatto delle gran porcherie. Non è che appena la indossate si rompe, però secondo me con una sollecitazione un po' forte queste tipologie di cose vanno un po' a farsi benedire. Abbiamo anche un interruttore, in pratica c'è scritto microfono off, microfono on, on, off, on, off, on, no, basta, l'ho rotta. Si può mettere in muto la nostra voce, per carità va benissimo, tutto quello che volete. Qua non è neanche una pinzetta, ma bisogna inserirla nei nostri vestiti rischiando di strapparli, non a questo livello, ma come avete capito questo auricolare non fa particolarmente per me, non mi piace particolarmente, però vabbè, magari fa benissimo il suo lavoro e quindi ritiro tutto ciò che ho detto. Non è vero, che sto cavo fa cagare. Bene. Bene, ora arriviamo a un pezzo forte, diciamo, di questo unboxing, che è proprio il controller. L'ho preso in mano da mezzo secondo e non pensate male, e sono già qui che spolvero. Vabbè, nella parte anteriore, quella che poi noi terremo tra le nostre manine, abbiamo sicuramente le due levette che possono essere anche schiacciate, abbiamo la nostra crocetta direzionale e i nostri quattro tasti classici X, quadrato, triangolo e cerchio. Il nostro tasto home messo qua piccolo piccolo, rimpicciolito, e subito sopra lo speaker. Anche in questo caso sono spariti i tasti start e select e hanno lasciato spazio a option e share. In questa zona abbiamo un touchpad immenso, abbastanza grande, che ci permetterà di accedervi abbastanza facilmente, anche se io non ho le mani particolarmente grandi riesco, e in più, cosa importante, può essere anche premuto. Mi diverto con poco. Subito sotto abbiamo il jack per l'auricolare che andiamo a provare immediatamente. Ecco fatto. È una porta chiamata exit che potrà far collegare altre periferiche. Nella parte superiore, in questa parte qua alta, vediamo un po' di cose. Ovviamente abbiamo L1, R1, L2, R2. Questa volta devo dire che i grilletti sono davvero grilletti. Poi abbiamo la porta micro USB per la ricarica del controller, che non possiamo andare a inserire batterie o sostituirla o acquistare batterie più potenti o qualsiasi altra cavolata, perché è all'interno proprio della scocca. Quindi sì, si può fare, però dovremmo smontare tutto e magari uno non ha neanche voglia, visto che è nuovo. E poi una lucetta che hanno inserito in questi controller, che a dir la verità, però, a pensarci, tra la lucetta, lo speaker, cazzi e mazzi, ho paura che si scaricherà la velocità della luce. Poi proverò e vi saprò dire. Questo materiale che hanno inserito nella parte posteriore devo dire che grippa veramente molto, non scivoliamo, molto molto bene. Andiamo a togliere le plastichette. Oh, e anche di qua. Io queste cose le conservo tutte nella confezione con lo scontrino e tutto, non si sa mai, bellissime. Le levette finalmente non scappano da sole, anche se io avrei fatto un po' più concavo l'interno, a dir la verità, piuttosto che fare questa cosa un po' rialzata, questa mezza sfera. Però va bene, comunque non scappano, niente a che vedere con i vecchi controller. Questa parte sopra è lucida, questa è opaca, e quindi la polvere si impadronirà di questo controller fra 3, 2, 1. Ed eccoci finalmente con la console. Bene, adesso andiamo anche ad aprire, perché voglio dire, se la lasciamo così non è la stessa cosa. Voglio solo toccare la parte opaca, perché se tocco la parte lucida è la fine. Ok, appena messa,
panni microfibra che vendono apposta per le cose elettroniche, li sto già usando tutti. Perché attira la polvere? Perché? Ho notato una cosa, che se io schiaccio da questa parte, balla. Se balla è semplicemente perché hanno inserito due piedini qua in linea e poi uno qua. Quindi andrà, si appoggerà in questa zona qui e non in questa. Volendo si può tenere anche in verticale così, che comunque è bella da vedersi lo stesso. A me piace, sinceramente. A me le console in verticale sono sempre piaciute un sacco. Abbiamo due porte USB 3.0, ovviamente. Poi l'entrata per i nostri Blu-ray disc. Il tasto di accensione è quello per spararci fuori Blu-ray e tagliarci la faccia. Fantastico. Lato destro un cavolo. Lato sinistro un altro bel cavolo, se non fosse per queste scritte che ci dice HDMI, DTS, Dolby, Blu-ray Disc, cazzo e mazz. E finalmente vedo un po' di griglie, perché dicevo cavolo ma ci faccio le uova sopra se ci gioco un po'. Abbiamo l'uscita ottica, la porta HDMI, la nostra porta per il cavo Ethernet, questa andrà alla PlayStation Camera, che in pratica sarebbe il Kinect della Sony. Poi abbiamo l'entrata per il cavo di alimentazione. Ricordo che la Play 4 non ha un alimentatore esterno, è tutto all'interno di questa piccola scocca, che per me è molto piccola vedendola a confronto della Xbox One. A confronto una è un nano da giardino e l'altro è il giardino, quindi voglio dire mica poco. Come vi dicevo, qua finalmente prenderà aria, butterà aria, insomma cercherà di respirare anche lei. Ce la farà, non ce la farà, mi esploderà, ucciderà tutti, non lo so, però vedremo. Non è che attirano la polvere, sono loro la polvere, è impossibile, me la sta spruzzando in casa, è impossibile da togliere. E poi un'altra cosa terribile sono le ditate, perché ditate ovunque, mi vado ad ammazzare. E per finire in bellezza abbiamo ancora queste due cose. Questa era all'interno della confezione, questa l'ho presa a parte, ma vabbè, ve la volevo far vedere lo stesso. Sono 3 mesi di abbonamento che hanno un costo indicativo di 15 euro, e ora andiamo ad aprirlo immediatamente perché io non posso aspettare, non posso. Come ti apri, maledetto, io ti odio. E ci troviamo un bel niente. Ovviamente dovremo grattare in questa zona e ovviamente riscattare l'abbonamento di 3 mesi. C'è ancora pezzi di carta, incredibile. E poi abbiamo ovviamente il gioco, che andiamo subito ad aprire. Ah, dice anche una cosa molto molto importante: da non vendere separatamente. Ma non è vero un cazzo. Andiamo ad aprire, questa volta invece ci troviamo un gioco e meno male. Eccolo qua il nostro bel Blu-ray disc. Mi piace anche il fatto che quando schiacciamo si alza. Questo è un bel meccanismo, mi è sempre piaciuto. E questo dovrebbe essere il nostro libretto. Ovviamente ormai fanno tutte la stessa cosa. Abbiamo un po' di controlli. Sblocca subito le missioni bonus. Mi ricorda molto un altro gioco, quello con l'origami sopra, che era... come diavolo si chiamava, regia? Heavy Rain, coglione. Ah vabbè, non c'è bisogno di offendere, ho capito. Heavy Rain, coglione. No, Heavy Rain. Ok, ho unboxato anche il gioco. Ragazzi, per i primi gameplay dovrete aspettare un po', perché da quello che mi è stato detto non è ancora uscito l'aggiornamento che sblocca l'HDCP sulla PlayStation 4. Quindi dovrò ordinare per forza un apparecchietto, uno switch HDMI classico tipo il Matrix. Lo ordinerò, appena arriverà potrò iniziare a fare i primi gameplay, a meno che non facciano l'aggiornamento in fretta così da poter sbloccare l'HDMI e senza quell'HDCP di merda, ecco. Perché dici così? Dici che non lo faranno? Ah ok, quindi per adesso è davvero tutto. Se il video vi è piaciuto, un pollice su e un commento qua sotto. Mi raccomando, non un pollice giù e un commento qua sopra, cioè un pollice su e un commento qua sotto. E ragazzi, che dire, alla prossima. Ciao belli.